analizzato la partita e chiaramente si è evidenziato che nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita. Al rientro in disputa c'era la convinzione, la consapevolezza comunque di potersela giocare fino alla fine per i 3 punti e purtroppo quando siamo riscesi in campo siamo riscesi molli senza condizione, sicuramente quell'1-2 non ci ha aiutato, però al di là di quello insomma non siamo stati noi, ecco. Quindi va fatto un po' un esame di coscienza e dobbiamo essere già pronti a ripartire venerdì sera con il Lecce. Quando comunque sia non c'è neanche una reazione, si perde 3-0, che comunque secondo me è un risultato un po' pesante per quello che si è visto in campo, ci può essere un po' di malumore, però purtroppo non è che tutte le volte che vai sotto puoi riprenderla e puoi avere questa reazione così importante, quindi ci può stare, ecco, come ho detto prima, bisogna subito pensare alla prossima, cancellare quello che è successo sabato. Ecco, hai detto venerdì sarà il Lecce, una squadra che sta andando molto forte. Sì, è una squadra molto forte, una squadra che sta in forma, in fiducia, però dobbiamo sicuramente analizzarla bene e cercare di affrontarla nel miglior modo possibile. Prestazioni con le squadre che ci sono sopra abbiamo fatto le migliori prestazioni. Abbiamo vinto con Benevento fuori casa, con il Verona in casa, abbiamo messo sotto il Brescia il Cittadella, quindi questo Lecce con cui abbiamo vinto. Quindi voglio dire, dovremmo cercare di ripetere la partita dell'andata possibilmente. Sappiamo tutti che non sarà facile, però in questo momento i punti sono fondamentali, ecco. 7 dalla zona playout, anche se probabilmente qualche punticino qua e là ce lo siamo perso. Però è chiaro che le dinamiche nel campionato di Serie B le conosciamo un po' tutti, no? Una settimana vinci e pensi ai playoff, una settimana perdi e dici cavolo, devo stare un po' allerta. Bisognerebbe essere un po' più lineari e comunque capire di dover salvarsi al più presto per poi magari poter sperare in qualcosa di più importante. Sotto l'aspetto realizzativo non dico che devo migliorare perché sto a 0 gol, diciamo che questo è l'aspetto un po' più, la nota un po' più dolente, ecco. Poi per il resto, diciamo sulla scelta negli ultimi metri, questo sicuramente è un qualcosa che devo migliorare se voglio fare il salto di qualità. Ma per quanto riguarda il mercato, mi fido molto di Tesoro, di lui mi fido molto e sono convinto che a qualcosa riuscirà a fare. E per quanto riguarda i nuovi arrivati, sono tutti e due molto 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 forti tecnicamente, hanno alzato il tasso qualitativo della squadra. Chiaramente gli va dato un pochino di tempo per integrarsi con gli schemi del mister e sono sicuro che quando avranno capito tutto quanto potranno essere fondamentali per noi.